La realizzazione di quattro iniziative immobiliari di social housing, promosse in Umbria dal fondo ASCI Abitare Sostenibile Centro Italia, è destinata a proseguire grazie ad un accordo con Intesa San Paolo relativo al rifinanziamento del debito esistente e a un incremento pari a 3 milioni e mezzo di euro del finanziamento originario per complessivi 19 milioni e mezzo di euro. L'operazione a favore del Fondo ASCI, Fondo Comune di Investimento Immobiliare con Finalità Sociali, gestito da Prelios SGR, consentirà di rispondere alle necessità abitative della Regione, grazie alla realizzazione di alloggi che nella maggior parte dei casi saranno locati a canone calmierato rispetto al libero mercato. Il Fondo ASCI è partecipato per il 70% da CDP, Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare, attraverso il Fondo Investimento per l'Abitare FIA. L'operazione di finanziamento oggi annunciata consentirà in particolare di ultimare i cantieri in corso a Bastia Umbra, iniziativa immobiliare di 27.000 metri quadrati per la realizzazione di 123 unità abitative, 105 delle quali sono destinate al social housing. A questo si aggiunge area ex manifattura tabacchi di Perugia, iniziativa immobiliare di 28.500 metri quadrati, che prevede uno sviluppo di un mix polifunzionale prevalentemente a destinazione residenziale, con 214 appartamenti, 174 dei quali destinati al social housing, oltre a 20 unità commerciali. Si è tenuta la conferenza stampa di fine anno dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa con il presidente Marco Squarta e i vicepresidenti Paola Fioroni e Michele Bettarelli. È stato fatto il punto sulle attività svolte nel 2022 e sulle prospettive future. Ascoltiamo le loro parole. Beh, questo è stato il primo anno dopo, tra virgolette, la pandemia, quindi è stato un anno di ripresa con un'attività anche senza le mascherine, che per noi è stata una novità da metà anno rispetto a due anni veramente in cui lo facevamo a porte chiuse, quindi abbiamo aperto anche il Consiglio regionale. Un anno molto denso perché ci sono state approvate molte leggi. C'è stata una importante attività consiliare, soprattutto per quanto riguarda le mozioni, interrogazioni, ci sono stati anche momenti di scontro, ovviamente nel rispetto dei ruoli istituzionali in aula tra maggioranza e opposizione, ma sempre nel rispetto dei ruoli. Comunque siamo uno tra i consigli regionali sicuramente più attivi d'Italia, e sicuramente questo è un consiglio regionale che ha avuto una legislatura un po' particolare, insomma siamo insediati da 3 anni, di cui 2 anni di pandemia. Quindi è stato un pochino più difficile. Tante cose, sarà un anno dove credo ci saranno degli importanti atti che arriveranno in Consiglio regionale che riguardano la vita dei cittadini, perché c'è il piano sanitario che dopo anni e anni e anni l'Assemblea legislativa dell'Umbria dovrà approvare oppure no, il piano dei rifiuti, e quindi sono gli atti di programmazione più importanti, che vengono fatti una volta ogni 6-7 anni, e credo che dovrà arrivare anche il piano dei trasporti, quindi piano sanitario, piano dei rifiuti e piano dei trasporti, parliamo forse degli atti più importanti di intere legislature. Noi ci siamo sempre adoperati come consiglieri regionali per ascoltare, confrontarci, condividere. Abbiamo attraversato e stiamo attraversando momenti difficili sotto tutti i profili, abbiamo un tessuto socio-economico sofferente, lo sappiamo, stiamo soffrendo ancora gli effetti della pandemia, ora abbiamo una situazione geopolitica molto complessa con la guerra purtroppo russa-ucraina che ancora sta divampando, è un dramma umano ma è un dramma che ha ripercussioni dal punto di vista economico anche sulle nostre comunità, anche sulla nostra comunità umbra. Come Assemblea legislativa noi abbiamo tante sfide ancora da affrontare, sfide che riguardano soprattutto la capacità di garantire quella sostenibilità che implica per i nostri cittadini non soltanto il benessere economico, quindi il lavoro, ma significa anche dignità, significa trovare quella che è la qualità della vita che concorre al benessere in questa regione, perché noi abbiamo una grande tradizione, abbiamo una grande cultura e abbiamo una grande capacità di attrarre i nostri giovani affinché non vadano altrove a cercare il proprio progetto di vita.
Sì, in realtà oggi è un anno visto dall'ufficio di presidenza con lo spirito che ci ha contraddistinto assieme al presidente e alla vicepresidente Fioroni di leale collaborazione rispetto delle istituzioni, quindi il ruolo di vicepresidente credo insomma insieme al presidente Marco Squarto io e Paolo l'abbiamo svolto nell'interesse dell'assemblea legislativa, nel garantire, nel tutelare tutti i consiglieri. Per quello che riguarda le attività legate più alla minoranza, credo che qualche buon risultato proprio come ufficio di presidenza l'abbiamo prodotto. Penso soprattutto ai risparmi che ci sono stati, che hanno consentito poi di fare tutta una serie di azioni da parte della Giunta, penso in modo particolare alle iniziative sul caro bollette, sul piano per le barriere architettoniche. Credo insomma che come diciamo, vicepresidente mi sono mosso insieme agli altri colleghi in sinergia, nel rispetto, ma insomma siamo anche riusciti a fare qualche azione importante dal punto di vista proprio politico. Ma mettendo un'attività intensa, ci sono tante leggi, tanti documenti importanti che verranno all'Assemblea, quindi mi auguro una proficua collaborazione e soprattutto mi auguro che la Giunta riconosca al Consiglio il ruolo che si merita, cioè di portare in quella sede le discussioni e poi le votazioni sugli strumenti chiave attraverso i passaggi nelle varie commissioni e poi attraverso la votazione in Consiglio. Nel corso della mattinata di mercoledì 21 dicembre è stata ufficialmente inaugurata la nuova Biblioteca degli Arconi dopo il complesso intervento di riqualificazione e valorizzazione che ha riguardato l'area del cosiddetto sopramuro. La Biblioteca degli Arconi e il restauro della Sala Gotica sono interventi cofinanziati dal Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per 480.000 euro circa, Piano di Sviluppo e Coesione Umbria per 3 milioni di euro e da un contributo della Fondazione Perugia per 700.000 euro. Il costo complessivo dell'intervento ammonta a 3,2 milioni, mentre le somme a disposizione sono circa 880.000 euro, di cui 280.000 per arredi ed attrezzature informatiche. Si tratta di una biblioteca di pubblica lettura a scaffale aperto, con gli spazi che seguono la struttura architettonica originaria, organizzata in tre arconi con soprappalchi insieme alla sala gotica, collegata agli arconi da un nuovo percorso ed ubicata all'interno del Palazzo del Capitano del Popolo, sede degli uffici giudiziari, spazio pensato per la lettura silenziosa e area convegnistica con 40 posti ed esposizioni. È presente un'area che accoglie attività per bambini, ragazzi e adolescenti e un'area per l'ascolto di musica, audiolibri e la visione di video. Un'area verde con giochi per bambini finanziati da imprese private è presente all'esterno del complesso bibliotecario. Ed è un luogo che nell'andare a visitarlo vi emozionerà, perché io quando ho fatto in fare diversi sopralluoghi veramente sono rimasto emozionato e colpito per la bellezza, ma anche per le caratteristiche veramente oltre che funzionali straordinariamente innovative. E questo non possiamo che non possiamo che riconoscerli a tutti i nostri uffici. Saluto le autorità che sono qui intervenute, a cominciare dai nostri condomini, e saluto anche, permettetemelo, le amiche e amici che vedo che hanno ricoperto ruoli sia nella parte politica che amministrativa, che sono qui oggi a dare dimostrazione di come i progetti importanti si fanno insieme, anche con dei tempi che a volte possono essere non brevissimi, ma si continua a seguirli quei progetti e a volerli bene anche quando si cessa dall'incarico e dalle funzioni. Allora è bellissimo che questo affetto ci accomuni e si mantenga una grande e viva attenzione per le opere della nostra città. Io vi invito solamente a ripensare com'era questo luogo fino a pochi anni fa. Siamo in clima natalizio e vi ricorderete che qui c'era una specie di panettone, un mega panettone dove arrivava il vecchio ascensore. Quindi io invito così a ricondurre il cantiere, il lavoro degli arconi all'interno un po' di questa visione più ampia che è passata per la realizzazione del nuovo ascensore, ma che sta passando per la rifunzionalizzazione del mercato coperto. Nei prossimi giorni uscirà il bando per
per poterlo assegnare. Inaugurato nell'atrio di Palazzo dei Priori, il presepe dipinto durante il lockdown dagli ospiti del Centro Sereni, opera Don Guanella, storica struttura socio-riabilitativa ed educativa di Perugia. La cerimonia si è svolta con la partecipazione del direttore del Centro Sereni, Don Giovanni Amico, dell'economo Don Matteo Rinaldi, dei coordinatori Onofrio Crisafulli e Maria Chiara Rondini, degli educatori e degli ospiti del Don Guanella. Ad accoglierli il sindaco Andrea Romizzi e l'assessore al bilancio Cristina Bertinelli. Ringraziamo il sindaco che ci ospita a Palazzo dei Priori, la casa di tutti. Condividere il presepe realizzato nei momenti più difficili della pandemia è il nostro modo di augurare Buon Natale a tutta la città, ha detto Don Giovanni. Siamo noi che ringraziamo il Don Guanella per la splendida collaborazione che prosegue negli anni. Grazie soprattutto ai ragazzi che ci regalano queste figure simbolo della Natività. È una gioia portare avanti una tradizione che ci è molto cara, sono state le parole del sindaco Romizzi. L'educatrice professionale Giuliana Aquilino ha così spiegato il significato del presepe presentato quest'anno. Ascoltiamola. Devo dire che questo presepe nasce nel periodo del lockdown a causa della pandemia Covid, periodo che ha molto limitato le frequentazioni di amici e parenti ai nostri utenti, per cui loro hanno avuto come possibilità unica quella di lavorare con resilienza all'interno della struttura, facendo riferimento a noi educatori e altre figure di riferimento anche dal punto di vista affettivo. Questo presepe rappresenta uno dei progetti che ha dato loro la possibilità di esprimersi innanzitutto attraverso un canale non verbale, dal momento che per noi, per i nostri utenti, a volte la parola è uno strumento difficile da utilizzare. Per cui rilassandosi innanzitutto, dipingendo, loro hanno potuto esternare quelle che erano le loro emozioni del momento, per cui rabbia, dispiacere, sofferenza, ma non solo, anche piacere di contribuire a un qualcosa che poi sarebbe stato esposto innanzitutto inizialmente nella nostra struttura, per abbellirla, per noi stessi. E poi quest'anno abbiamo voluto presentarlo qui al Comune di Perugia, come 14 anni ormai è nostra abitudine fare, grazie alla possibilità che il Comune ci dà di rendere possibile l'inclusività, che per noi è una cosa importantissima. Per cui noi da cittadini contribuiamo a rendere bella questa città, la nostra Perugia. La terapia, che include non solo la pittura ma la musica e tutto quello che può essere un mezzo per esprimersi senza le parole, è fondamentale. E soprattutto voglio citare il caso di Alfredo, che ha dipinto Gesù Bambino. Alfredo è un ragazzo che non ha possibilità né di parlare né di sentire, e per cui dipingere per lui in quel momento è stato sia un momento distensivo, dal momento che lui predilige questa forma comunicativa, ma non solo, ha rappresentato anche un modo di dire: io ci sono, io ho contribuito, io sono visibile in qualche modo. Chiudere l'inaugurazione, un intrattenimento musicale a cura degli ospiti. Thank you.
Studentesse, studenti e l'intera comunità accademica dell'Università degli Studi di Perugia potranno testimoniare con orgoglio l'appartenenza all'Ateneo perugino e il legame con la città anche attraverso un ricco catalogo di oggetti di uso quotidiano griffati UNIPG, che permetteranno a tutti di sentirsi ancora più partecipi di un'esperienza che non è solo formativa, ma di vita. Come dei t-shirt, felpe, pratici kiwi o anche borracce ormai indispensabili per le nuove generazioni sempre più attente all'ambiente e alla sostenibilità, per concedersi una rilassante pausa quotidiana dallo studio e ancora ombrelli, agende, zaini e molto altro saranno disponibili nel nuovo punto vendita UNIPG in centro storico e online sul sito shop.unipg.it. Il negozio allestito nello storico locale di via Mazzini 2 ex Barberia è stato inaugurato nel pomeriggio di martedì 20 dicembre alla presenza del magnifico rettore dell'Università degli Studi di Perugia, professor Maurizio Oliviero, del direttore generale dell'Ateneo, la dottoressa Anna Vivolo, del professor Paolo Belardi, delegato dal rettore per il merchandising, e del dottor Enrico Cenci, titolare dell'Agenzia di Comunicazione alle Fucine. A testimonianza del legame tra università, città e territorio regionale hanno portato il loro saluto anche la presidente della giunta regionale, Donatella Tesei, e il sindaco del comune di Perugia, Andrea Romizzi. Il regalo di Natale della nostra università è finalmente dargli un volto attraverso il nostro merchandising. Un'università che fonda le sue radici in più di 7 secoli e che oggi si ripresenta, perché questo è anche il senso della nostra identità. Una comunità si costruisce attraverso la capacità della ricerca, le grandi qualità e le competenze dei docenti, i nostri migliori studenti, il nostro personale, ma anche raccontando la sua storia e raccontandola non solo in Italia, ma all'intero pianeta. Oggi iniziamo un percorso, lo facciamo insieme alla collaborazione di un gruppo di giovani che hanno costituito questa società che si chiama Le Fucine, e attraverso i prodotti racconteremo anche la nostra storia, la storia di un'università ultracentenaria e che ha davanti un percorso meraviglioso che porteranno avanti i nostri giovani. Siamo veramente felici di essere qua anche noi a condividere questo momento di particolare significato, perché veramente credo che sia un passo importante in avanti per ulteriormente promuovere e far conoscere non solo la nostra università ma la nostra città. Più volte abbiamo detto che Perugia è la sua università e la nostra università è fortemente legata alla città di Perugia, e allora in questo luogo così carico di storia e di significato e di suggestione, oggi insomma siamo qui davvero a condividere un momento di gioia in questo tempo di festività. Siamo con Padre Enzo Fortunato, giornalista e scrittore, per riflettere sui cammini che sempre più persone compiono a piedi per raggiungere alcune note mete spirituali in Europa e in Italia. Padre Enzo, anche questa estate si parla di numeri record, come ti spieghi questa tendenza? Io credo sia il frutto della grande sensibilizzazione che viene fatta sull'ambiente, partendo proprio dalla Laudato Si, che ci invitava e invita ciascuno di noi a riscoprire e rispettare la bellezza del creato. Una sensibilizzazione che ha portato a 3 cose sostanzialmente. La prima, a vivere proprio di rispetto con i gesti concreti l'ambiente. La seconda, a saper creare stupore dinanzi a noi e dentro di noi alla luce della creazione. E terzo, come questa creazione porta un'impronta che è l'impronta della bellezza di Dio. È possibile tracciare l'identikit del pellegrino che partecipa ai cammini? C'è qualche tratto comune? Ma credo ci sia il desiderio forte di andare all'essenziale nella vita. Il pellegrino che si mette in cammino, di qualsiasi estrazione culturale, geografica, di qualsiasi età, sente il bisogno di portare con sé l'essenziale. Quando si prepara uno zaino o una valigia per vivere i cammini, si va davvero all'essenziale, poche cose, leggere.
seri nella vita e poi hanno una specie di comandamento. Ho notato anche questa seconda caratteristica, io l'ho chiamato l'undicesimo comandamento, e cioè non sprecare. Tu hai avuto modo di partecipare ad alcuni di questi cammini, appunto, e di osservarli, come dicevi. Che cosa altro ti colpisce in particolare? Quando parliamo di cammini c'è la ricerca di senso e di significato. Riscoprirsi, direi antropologicamente, esistenzialmente, come persone non compiute e quindi in cammino verso una perfezione, verso un ideale che nobilita la nostra vita, la nostra esistenza. E poi l'importanza di avere degli obiettivi nella vita. Credo che anche questo sia un tratto molto forte, una meta, un obiettivo che si raggiunge e ci si pesa in un certo senso, si pesano le proprie forze, la propria caratura, si lima il proprio carattere, poi ci sono sempre incontri significativi, riscoprire la stessa idealità con altre persone. E non ultimo, ma credo sia il sottofondo che man mano emerge, è la ricerca spirituale che questi cammini portano con sé. Sono mete, quelle dei cammini, tutte religiose. Io penso alla Francigena che arriva qui a San Pietro, i cammini di San Francesco che portano ad Assisi, ai cammini di San Michel che attraversano l'Europa. Insomma, San Michele è protettore di coloro che vogliono essere forti e vogliono fare i conti con l'aldilà. San Michele, ricordiamolo, c'ha la spada, quindi la fortezza, e la bilancia, cioè pesa un po' il senso di giustizia, di equità che abbiamo avuto e di rettitudine nella nostra vita. Ed infine l'altro grande cammino, Santiago di Compostela, cioè arrivare ai piedi di un apostolo che è stato un uomo che da carrierista insomma si è fatto ultimo con i poveri. Anche i grandi media raccontano queste esperienze, tant'è che tu hai realizzato un programma televisivo su questo tema. Abbiamo realizzato 4 puntate di 42 minuti ciascuna, ogni lunedì alle 15, la prima il 15 del 15, quindi anche facile da ricordarsi, e andremo avanti fino a settembre. Su Rai 3? Su Rai 3, ecco, ricordiamolo, ma anche poi su Rai Play saranno ripostate, e penso anche ai testimoni grandi e piccoli che animano nel cammino con noi. Penso a Pistoletto, penso al Cardinal Gambetti, a Patti Smith, una pellegrina inusuale, amante del Papa e di San Francesco. Penso davvero a tante persone, a Donatella Bianchi, già presidente del WWF, Massimiliano Ossini, insomma personaggi che prima di essere tali sono dei testimoni perché gli piace camminare nella vita. Prima di salutarci, che cosa direbbe San Francesco d'Assisi alle persone che stanno per andare in vacanza o sono in vacanza oggi? Io penso una cosa che è stata scoperta nell'analisi del corpo di San Francesco e dei suoi compagni. Sono state fatte delle analisi biometriche e hanno rilevato che quelle gambe avevano camminato moltissimo. Ecco, allora mettiamoci in cammino. San Francesco ci dice: ogni cosa falla diventare un rimando a Dio. Quando Francesco camminava lungo le strade della vita del nostro paese, se vedeva anche un pezzetto di carta con delle scritte, le raccoglieva. Non è solo questione di rispetto dell'ambiente o di riciclo, anche lo stesso abito di San Francesco è un abito riciclato, ma è ricollocare tutto alla fonte del bene, del sommo bene. Poi penso che Francesco ci farebbe un'altra raccomandazione: prendi coscienza di quella lotta che abita dentro di te. Siamo abituati a grandi viaggi, ma non siamo abituati a varcare quei pochi centimetri che ci separano dalla nostra interiorità. Ecco, San Francesco ci invita a fare contemporaneamente due viaggi, uno più bello dell'altro, quello dentro di noi e quello attorno a noi. A
partita col Venezia ha dato una risposta tranquillizzante, rassicurante per i tifosi. Questa risposta è resa evidente dalle classifiche relative alle ultime 9 giornate. In questi 9 turni il Perugia ha tenuto un passo pari a 1,33 di media a gara, e questo tranquillizza, perché vuol dire che nelle prossime giornate, tenendo questo trend, la salvezza è matematicamente raggiungibile, non è più solo un atto di fede del tifoso nei confronti della squadra o del suo allenatore. In questa classifica specifica il Perugia è all'11° posto, con altre 3 squadre, tra le quali il Genoa ed il Bari, e oltre al Sud Tirol, mentre al primo posto viaggia il Pisa con la media di 2 e abbondanti, con il Frosinone, che è il capolista della classifica globale, che ha una media, sempre relativamente a queste ultime 9 giornate, di 2 punti a gara. Sempre in questa graduatoria che riguarda le ultime 9 giornate, la Ternana è invece al penultimo posto, appena sopra il Cosenza, che è il fanalino di coda, in quanto la squadra rossoverde ha una media di 0,77, inferiore appunto al punto, perché ha incontrato una serie di sconfitte che hanno reso meno solido la sua posizione all'interno della griglia dei playoff. Mentre il Perugia ha raddrizzato un pochino anche il suo rapporto tra gol fatti e gol subiti, 9 gol fatti, 10 subiti, la Ternana, che pure ha un attacco di giocatori molto forti, in queste 9 giornate ha segnato appena 4 gol e ne ha subiti 10, e questo è un elemento che lascia riflettere. Nel prossimo turno, comunque, mentre il Perugia andrà a giocare nel Sannio a Benevento contro la squadra di Cannavaro, la Ternana se la dovrà vedere in trasferta con la capolista Frosinone, priva appunto la Ternana di un mediano forte come Di Tacchio. La curiosità è che la squadra rossoverde vedrà dirigere la gara che lo vede in campo appunto in Ciociaria da 3 donne. L'arbitro sarà Maria Sole Ferrieri Caputo, oramai già nota alle cronache sportive, che avrà come guardaline altrettante donne, quindi una terna tutta in gonnella, tutta al femminile. La curiosità, l'ultima della giornata, è data dal fatto che il miglior giocatore del turno complessivamente tra tutte le squadre di Serie B è stato dichiarato proprio dalla Lega di Serie B, Francesco Lisi, autore di una doppietta e anche di un gol, in particolare il secondo, davvero spettacolare.